Cos'è questa? La cameretta dei bambini? La cameretta! È coloratissima! Sì, è piena di roba, c'è pure il computer! Certo che Paolo potrebbe anche darsi un certo contegno e sempre... Ah, cosa hai fatto, cocca schifo? No, no, fammi uscire! Ci sei caduto sopra! E ora come faccio a risalire? Che ci sono pure le rapide! Ma porca miseria, Luca, ma un'altra volta così piccoli! Dovevi fare attenzione con quel maledetto macchinario! Ora ci ritroviamo in una casa gigantesca! È bellissimo essere piccoli, però è solo un po' stancante, sai, per fare dal bagno alla cucina è ci ovvio. Metti 20 minuti perché è camminare un sacco. Quindi, meno male che ho pensato a un sistema di sicurezza. Espi, qua nella casa di Paolo. Un sistema di sicurezza? Sì, ho nascosto in cucina, a proposito di cucine, una sostanza segretissima che ci fa ritornare grandi. È fatta apposta. Davvero? Però dobbiamo partire dal garage. Cioè, ti rendi conto che siamo nel garage, dobbiamo raggiungere Paolo la cucina non voleva, da qui. E quindi ci tocca intrufolarci. E vabbè, ma è ovvio, chi è che vuole due piccoli scarafaggi in casa come noi due? Ok, però dov'è che andiamo? Almeno sai la strada. E porca miseria, possiamo graffiare però la macchina. Sì, con cosa? Sì. Con i denti, con le unghie. Oh mio Dio, questo posto è gigantesco. Non pensavo che dentro la macchina. Sì, ma è vuota completamente. Ma è tarocca la macchina che gli hanno venduto. È qualcosa di impressionante. Credo di sì. Credo sia. Vabbè, ma l'hanno truffato questo povero Paolo. Dopo dobbiamo dirglielo. Fammi dare un'occhiata, cosa c'è. Oh, porca miseria, sono caduto. Ma Luca, sei sicuro che si debba andare per la macchina? No, in realtà no. Stavo provando a caso. Probabilmente c'è una porta o qualcosa. Oh, guarda qui. Ci sono tutte le parti. Tutti gli sportelli. Tutti i mobili del garage. Aspetta, che mi viene una buona idea. Guarda, e questo che cos'è? È tipo un barile di petrolio. Mi sa che traffica del petrolio illegalmente. Oddio, c'è un'entrata. No, Davvero? Questo potrebbe essere un piccolo problema, Luca. Guarda che roba. È vuoto questo barile, quindi Paolo è pure povero. Nemmeno il petrolio si può permettere. Però a quanto pare c'è tutta una prova di abilità per noi. Dai, Luca, ce la si può fare, non è così difficile. Oh mio Dio, salti un po', semi impossibili. Ok, piano. Oh mio Dio. Oh, piano, con calma. Con calma. Ok. Sono quasi arrivato alla parte gialla. Da piccoli è molto più difficile. Hai assolutamente ragione. È un casino. No. Piano. Ok, ci sono quasi. Luca, tu ci sei? Sei rimasto un pochino indietro. Mi sa che l'olio ha reso questi blocchi un pochino scivolosi. Sì, è tutto asciutto scivoloso. È colpa dell'olio. È solo colpa dell'olio, vero? Ok, piano così. Dai, Luca, ci sono quasi. Tu come sei messo? Anch'io. Okay, anch'io ero al giallo. Saltino. Ok. E ora salti. Ci sono. E ora la scala verso la libertà. Speriamo anche, non lo so, una porta verso le prossime stanze. Guarda che roba, dove siamo finiti. Luca, non distruggerti le caviglie. Aiuto. Dai. Stavo per cadere. Dai, scala. E andiamo verso il prossimo. Penso sia il mobile sopra. Sì, guarda qui. E questa è l'auto. Non è che riusciamo a salire sull'auto? Però è sportiva, mia. Paolo l'ha cambiata. Prima aveva... Sì, ma è vuota dentro, Luca. È tarocca. Vabbè, è tutto per scena, vero? Ma vediamo se riusciamo a fare un saltino. Oh mio Dio, dov'è che dobbiamo... Aspetta, io penso di poter fare un salto incredibile. Sì, ce l'ho fatta. Qui in cima alla macchina. Riusciamo a capire se c'è una strada per le prossime stanze. Ti vede dentro. Sì, Luca, non spiare. Lo sai che Paolo ci nasconde le cose segrete lì dentro. Ok, vediamo qua invece. Una pressure plate. Cosa? Oh mio Dio, mi ha dato... Levitazione, Luca! Ce la facciamo? C'è uno sportello aperto! Ci spiacciamo! Sì, però... Aspetta, non prendiamo da una caduta! Aspetta! Dentro lo sportello! Sprinta! Sì! Ce l'abbiamo fatta! E ora? Tu pulsante! Possiamo andare? Primo! Vai! Magari ci porta alla prossima stanza! Oh, e ora? Dove siamo finiti? Nel bagno? Gigantesco anche questo. È bianchissimo. Però questo è più bello. Mi piace come è arredato. Decisamente, guarda. Qua ci sono dei pantaloni. Ah, che schifo, sono i suoi. Ma vabbè, cosa vuoi che sia? C'è di peggio in bagno, Luca. Tu ti scandalizzi per un paio di jeans. Figurati. Andiamo a fare una gita nella vasca. Aspetta, fammi fare una bella prova. Perché c'è una gallina? Non lo so, Luca. Sai che ogni bagno ha la sua mini gallina. Tu non c'hai una mini gallina in bagno? Sì, sei o sei. Bravo, e allora fai più attenzione, Luca. In bagno non ho sicuramente uno che mi spinge. C'è la paperella, vieni qua subito, Luca. Guarda cosa c'è. C'è la paperella nella vasca. È la schiuma che esce fuori, hai notato? Che spettacolo che è, guarda che roba. Secondo me la chiave per passare alla prossima stanza è dentro la paperella. Fammi fare un saltino. E sono caduto, complimenti, Ok, ci riprovo. Ce l'ho fatta finalmente. Hai trovato un bottone o qualcosa di simile per passare alla prossima stanza? Oh, dannazione, allora dobbiamo andare da un'altra parte. Hanno pure lasciato l'acqua aperta, guarda. Sono dei criminali veri e propri, Luca. Se potessimo soltanto chiuderla. Però ora io voglio fare un giro nel water. Perché secondo me se
un passaggio per la prossima stanza nascosto da qualche parte. È nel posto più disgustoso. Non è che ti scappa e basta, vero? Ma è potrebbe anche essere. Vabbè, facciamo una visitina, vediamo com'è fatto almeno. Sai, perché sono abbastanza curioso. No. Cosa hai visto? No, che schifo. Che schifo, nemmeno hanno tirato l'acqua. Ma ti pare? Ma che criminali assurdi. Certo che Paolo potrebbe anche darsi un certo contegno e sempre... Ah, cosa hai fatto? Che schifo. No, fammi uscire. Ti sei caduto sopra. E ora come faccio a risalire? Che schifo. Ci sono pure le rapide. Ma smettila, mi prendo la scabbia qui dentro. Ma porca miseria. Ma chi è che ce l'ha così pieno? Ma sta stralipando. Ma non lo so, ma sarò intasato, Luca. Piuttosto ho visto qualcosa di interessante. Legge qualcosa di importante. Perché io qui ho visto una scaletta. Sì, qua si va in su. Davvero? Perché ho qui una scaletta che mi porta, penso, nel cestino. Che schifo, mi sa della carta igienica qui dentro. No, io vado su. Ok, io ti raggiungo, mi sa, anche se mi tocca passare vicino a questo spettacolo incredibile. Eccomi, Luca, cosa hai visto? Ci sono c'è un dei circuiti qui. Qua dentro. E dei circuiti? Magari lo scarico, Luca. È meglio non guardare, ok? Cerchiamo invece di scalare questa parete e vedere se arriviamo da qualche parte. Piano. Questa è tosta, eh. Lo so che è tosta. Piano. No, mi stai spingendo giù. E tu mi stai spingendo a lato. Fatto. E ci sono anch'io. Mio Dio, ce l'abbiamo fatta. Che scalata incredibile. E ora dove dobbiamo andare? C'è un accappatoio rosa, Espi, mi sa che c'è un accappatoio rosa, dici? Dobbiamo andare lì? Però è vero, potrebbe essere quella, perché la porta è così vicina. Qui ci sono degli armadietti chiusi e lì uno misteriosamente un po' aperto. Secondo me dobbiamo dare un'occhiata anche lì. Come? Come ci arriviamo? Non lo so, dobbiamo trovare un modo per raggiungerlo. Secondo me ci manca un pezzo del puzzle. Dobbiamo capire come muoverci da questo punto, perché è giusto essere arrivati fino qui. Però... se prima era in un armadietto, lo è anche adesso, probabilmente. È probabile, hai ragione. Luca, vieni qua. Ci sono delle litre. Ci sono. Guarda che spettacolo. Sai cosa vuol dire? Ce ne sono per entrambi. Sei spirla che sei. Questo vuol dire che possiamo volare ovunque. Guarda, Espi. Guarda. C'è uno stupido lì. Guarda, vedi? Smettila. No, sei tu. È il tuo riflesso. Luca, eri tu che ti stavi riflettendo. Dai, più che altro. Cerca di. Ce la fai? Oh mio Dio, se ce l'hai fatto, che arrivo anch'io. Piano. Mamma mia, che botta. Ti sei fatto male pure. Beh, anche tu ti sei fatto male. 2, 3, 4 volte. Piano. Dove stiamo andando però adesso? Perché questo è un luogo. Pulsante. Come pulsante? L'hai trovato? Potrebbe essere lui? Oddio, questo non ho notato, porca miseria. Però non riesco lo stesso a premere, forse. Proviamo, speriamo non sia un troll. 3, 2, 1, via! Era quello giusto! Ora siamo in una nuova stanza. Cos'è questa? La cameretta dei bambini? La cameretta! È coloratissima! Sì, è piena di roba, c'è pure il computer! C'è un sacco di cose. Ma aspetta, il problema è se è così colorata e così confusionaria. Come facciamo a trovare il pulsante, quello che ci porterà alla prossima stanza? Sarà un casino pazzesco! Luca, apri gli occhi, perché sarà molto molto tosta questa. Anche perché non so nemmeno da dove iniziare. Io ho un'idea. Io vedo lì una scalinata. Non è che possiamo risalire lungo il computer? Guarda lì, il filo del computer. Potrebbe essere una scala? Vediamo. Forse ci ho azzeccato. Seguimi. Sì! Guarda che si può salire qui dietro al computer. Vieni qua, bella scaletta. Vabbè, ma che scala è? Ma chi è che ci ha spostato? Siamo direttamente dentro il computer. Aspettami, che poi si accende e vieni fritto. Ma smettila! Tu più che altro verrai triturato dalle ventole. Vieni qua. E ho trovato la scalinata. Finalmente. Luca, dai, quanto ci stai mettendo? Non infilarti nei circuiti, sbrigati, che non abbiamo tempo da perdere. Guarda che roba! La tastiera, il mouse, sta così bene lo qua. Schermo. Sì, avrei un po' di fretta, sai, vorrei tornare grande. Sta giocando a Minecraft. Certo che sta giocando a Minecraft, è scontato. Ma aspetta, vediamo tutto qui. Da qui riusciamo a vedere un pochino in più, riusciamo a vedere la cassa dei giochi, il letto. Lì c'è un'altra scalinata. Un gigantesco coniglio di pezza lì sopra. È un po' inquietante, quello sembra un animatronics, spiegami, guardalo. Potrebbe anche esserlo, Luca. Dobbiamo però pensare a dove può essere il pulsante. Secondo te dove potrebbe essere? Guarda, c'è Paolo. C'è Paolo nella foto. È vero! Un po' diverso. Anche io me lo ricordavo leggermente diverso. Vabbè, insomma, magari non viene bene in foto.
Si può salire su questa bibita a quanto pare. Guarda che roba. E qua la c'è un'altra scala. Ma mi interessava di più questo. Che cosa? Un pupazzo. È un pupazzo con un leccalecca. Dai, Luca, dopo te lo compro. Vieni qua, porca miseria. Sempre a pensare a mangiare tutte quelle cose. Dai, e su. Parli a me, tu c'hai sulla bibita. In effetti, abbastanza gustosa, ma piuttosto. Luca, che dici? Oh. Saliamo sullo schermo? Complimenti, sì. Scalatore nato. Ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta il primo tentativo! Ah! Non è vero. No! Non è vero! Invece sì! Disgraziato, ti vengo lì a prendere. Dai, Luca, ti aspetto e non ti butto giù, perché io sono una persona dai sani principi, a differenza tua, brutto delinquente. Oh, finalmente eccoti qua! Ti ho aspettato mezz'ora! Lo so, ma davvero sei riuscito a fare sto parkour? Oh, piano, piano. Ok, con molta calma. Siamo tornati al tizio con le calecca. Lassù c'è un unicorno. Che bello, secondo me è lui il pulsante. Potrebbe averlo sicuramente. Ah, mi stai spingendo giù, sono un criminale. Cos'è questa roba? Luca, c'è un qualcosa scala qui dentro. È tipo, potrebbe essere il pulsante? Luca, forse ho trovato il pulsante. Era dentro la webcam. Vuoi che lo provi a premere? Non è quello. Ok, 3, 2, 1. Oh, invece sì. Era proprio lui! Non ci credo! Mamma mia! Ma come facevi a saperlo? Tu vai a toccare le webcam di tutti, dillo! Ma cosa stai dicendo? Ma è un webcam di tu... Sei tu che guardi le webcam delle persone! Vabbè, qua si sta meglio, ti perdono perché c'è l'aria condizionata e si sta molto più fresco. Ma è la sala da pranzo questa! Che roba! Ma chi sala da pranzo? Dove pranzi te? Ma è la sala del soggiorno! Questo invece cos'è? Cos'è sta roba? Oh no, penso di averlo capito, Luca! Questo è un gomitolo! E quella è la lettina per i gatti. Ah, meno male che non c'è il gatto. C'è anche del marrone dentro. Io non voglio sinceramente averci nulla a che fare. Piuttosto cerchiamo. È questo il gatto? Mi sa che il gatto è impagliato, Espi. Ma come impagliato? Non è vero! E si è conservato la lettina sporca. È confermo, è fatto di lana. Ma no, ma sta dormendo, problema. Tipo è vero, sta riposando. Dorme non lo con so, gli occhi non aperti, ho capito. Sì, infatti un sacco di gomitoli qui in giro. Vedi, ha appena finito di giocare. Poi si è stancato. Oh, ma guarda. Anche qui hanno Minecraft. Porca miseria, hanno Minecraft su ogni tipo di schermo. Mi ha detto Paolo le sue magne fissazioni per Minecraft. Paolo ha un po' di problemi. Guarda quella pianta. Questa? La pianta è interessante. Ma questa è una pizza? Mi pareva fosse una pizza. Sì, è della pizza. E questo ma è una buona e caffè? Tazza di caffè. E vabbè, insomma. Ma che schifo. Ma scusa, a te non piace mangiare la pizza col caffè? Io la puccio nel caffè di solito. No, lascia stare la pizza. Guarda, possiamo andare tra i cuscini del divano e trovare tutti i soldi che hanno perso. Hai ragione, io ci vado subito allora. Dov'è che diventiamo si scende? Diventiamo ricchi. Assolutamente, poi proviamo a salire. Guarda cosa c'è lì. C'è una pianta rampicante. Ok, nel frattempo, divano sia a caccia di soldi. Anzi, faccio una bella cosa. Tu vai nel divano, io vado nella poltrona. Vediamo chi trova più soldi. Ok? Sono nella poltrona, Luca. Caccia di monetine ora. Che si infilano sempre fra i cuscini. Ivano è grosso, lasciami un attimo. Vediamo se c'è qua. Ah no, aspetta. Forse ce n'è una. Ma smettila, Luca. Io ho trovato qualcosa di più interessante. Ho trovato una scala che porta direttamente sulla pianta rampicante. Potrebbe essere un indizio, Luca. Dai, cerca le tue monetine per raggiungimi. Salve. Dai, vieni qua, Luca. In città. Sì, il riccone. Ma quella è una monetina o un girasole? Vabbè, vieni qua. Sono monetine. Sì, va bene. Adesso a scala qui che dobbiamo raggiungere la cima di questo... Di questa roba, non so nemmeno io dove sto andando, ma penso che siamo sulla buona strada. Monetine! No, me le ruba. No, basta! Tieni le monetine che dopo te le perdi. Dammene un po' qua. No, mie. Sono mie. Non provare a fregarmi le monetine. Piuttosto. Oh, qui si può entrare. Ma cos'è questo coso? È l'orologio? Oddio. Oh mio Dio, ma è orribile orologio. Non lo so, una faccia cattiva. Ma vediamo. È bello il panda, ma è qui. C'è qualcosa qui dentro. Oh, pulsante, Luca. Potrebbe essere questo. Non l'ho visto. Oh, magari sì. Magari ci porta ancora avanti. Speriamo questa volta nella cucina direttamente. Eh sì, questa volta è proprio la cucina. La cucina sa. Luca, guarda. È vero. Ok, perfetto, ora. Ok, dobbiamo trovarlo. Pronti. Dove però? Dov'è la tua sostanza segreta? Come nel frigo, davvero? È fresca, quindi sarà qua, l'avranno tenuta sicuramente una bibita? Nel frigo. Ma stai scherzando? La tua sostanza per ingigantirci la bibita è molto buona di una bibita. E cosa potrebbe essere? La cedrata? Potrebbe Guarda essere qua. I biscotti? Biscotti gelato?
Aspetta, no, dove? Sono i semi della zucca e dell'anguria. Hai ragione, allora andiamo qui sopra, vediamo se una c'è qualcosa. Banana. Una banana, niente di che. Fai in fretta, sì, ma inizia a fare anche un pochino di freddino da queste parti. Cos'è questa? Un peperone? Un peperone, una mela, non lo so. Ho una mela deformata. Invece qui sopra cosa c'è? Cubetti di ghiaccio. Freddissimo. Un freezer. Cos'è, una bistecca? Eccola là, l'hanno tirata fuori, disgraziati, se la stavano quella? Per mangiare. Ma quella è una torta, Luca. Esatto, quella è la tua sostanza segreta? Stai scherzando? Sì, sì, sì. Va bene, sì. Allora, oh, piano, tu, piano. Fidati, è arrivo. Molto speciale. Oh, piano. Ok, ok, ok. Ti seguo. Sei sicuro di volerci dare una rinfrescatina qui nel lavandino? No, abbiamo il tempo. Corri. E questo cos'è? Un microonde? Cos'è questo coso? Sì. Oh, vedo da questo. Che roba. Da lì sopra, perché? Ah, okay. Dici di fare un po' di parkour. Hai ragione, Luca, potrebbe essere la strada sì, giusta. È l'unica. Magari ti accendo un attimo il fornello. Non provare ad accendere sopra il fornello. No, no, non voglio assolutamente. Sai che dopo è pericoloso. Hop. Oh, ma guarda, si può approfittare di queste sporgenze per raggiungere il microonde. Oh, vuoi andare a fare una visitina al microonde, Luca? Non accenderlo. E se io ti spaccassi le scale? Oh, e adesso lo accendo. No, tieni. Mi paghi? Va bene, pago, se mi paghi. Ti corrompo. Se mi paghi, ti metto una scala, dai. E ora, finalmente la torta è nostra. Saltino! Sì. Ma porca miseria, non ci credo. Aspetta, ma che è il karma, torno. È il karma. Che buono. Maledetto, non mangiarla senza di me. Miam, smettila. Miam. Tanto lo so che non la stai mangiando, altrimenti saresti già tornato grande. Ok, deliziosa. Dov'è che si entra? Dov'è mia, che dov'è mia, che si mia, mangia mia, la torta? Dalla punta, Espino. Non si mangia la torta, è solo un posto dove nascondere il segreto. Quindi, qui dentro c'è qualcosa per farci tornare grandi? Aspetta che arrivo. Oh, eccolo qui! Il pulsante finale. Sei pronto? Non è che la spacchiamo sta torta. Sì. Beh, almeno speriamo che ci teletrasporti da qualche altra parte. Altrimenti facciamo un disastro. Certo. 3, 2, 1... Via! Ce l'abbiamo fatta, Luca! Oh, siamo grandi! Sì, penso che siamo tornati... Siamo tornati grandi come prima! Oh, dove siamo? Salve signor Paolo. Sì, siamo decisamente tornati grandi. Guarda che Paolo è la nostra altezza. Salve signor Paolo. Gli occhi rossi. Non è arrabbiato con noi, vero? Perché abbiamo esplorato la sua casa e abbiamo preso la sua torta, vero? Oddio! No! Oh no! Non lo buono perché Paolo! Porca miseria! È arrabbiatissimo, Luca! Corri, spacca! Dove corri? Ci tocca scappare! Ma dove possiamo? Oh, quanto detto, vorrei tornare piccolo! Almeno potremmo scappare se fossimo piccoli! Era la torta di compleanno! Ma com'era la sua torta di compleanno, Luca? E tu gliel'hai nascosto lì dentro, il macchinario! Vai via!